Oggi andiamo a presentarvi la terza ed ultima parte del nostro impianto elettrico del camper. Iniziamo con i pannelli fotovoltaici, che sono quelli che ci danno energia grazie al sole. Quanta potenza abbiamo installato sul nostro camper? Ben 4 kW di pannelli solari, compreso il nostro rimorchio. 4 kW di pannelli solari montati su diversi regolatori, che ora poi vi faremo vedere, che ci generano corrente grazie al sole. Dove abbiamo installato il nostro impianto fotovoltaico, elettrico e via dicendo, con tutti i vari componenti? Nel nostro gabone. L'avete già visto nella parte 2, questa è la parte finale dove ora spieghiamo un po' tutto l'impianto, perché magari chi è un po' più nerd che vuole capire qualcosina in più, lo possiamo mostrare in questo momento. Quindi, cosa abbiamo installato alla fine della fiera? Oltre ai nostri 4 kW di pannelli fotovoltaici che vengono comandati tutti quanti dai nostri regolatori solari che sono tutti qua, abbiamo 15 kW circa, sono 14,5 di accumulo litio ferro fosfato, ricarica dal motore, questa ancora non è completa al 100%, nel senso che ne abbiamo reinstallati i 4 che erano di casa su 4 ruote per ricaricare 200 A dal motore, ma ancora dobbiamo fare l'upgrade sul motore perché originariamente l'Iveco non ha un alternatore grossissimo, quindi tutti non ce la fa a soddisfare la ricarica, però ci stiamo lavorando, quindi stay tuned per vedere cosa faremo anche lì. Da questa parte potete ammirare i due inverter. Prima avevamo due 12-3000 multiplus normali, quelli più compatti e più cicciottosi. Visto e considerato che abbiamo fatto un restyling, e ringraziamo anche per la scelta del prodotto e un po' tutti gli studi che abbiamo fatto, Roberto di Negozio Eco, che grazie a lui abbiamo trovato questo prodotto, che è un nuovo prodotto uscito ora sul mercato. Parliamo di un 12-5000 wattora, quindi stiamo parlando di 4000 fischia watt continui cada uno. Penso che siamo praticamente i primi in Italia, se non in Europa, a montarne soprattutto due in parallelo su un camper, perché solitamente da 5000 watt sono o a 24 o 48 volt. Ma visto tanti piccoli dettagli, abbiamo optato per il Multiplus 2 perché rimane slim confronto all'altro, e come si può notare qua dall'ingresso, rimaniamo dentro la sagoma del camper e il nostro gavone rimane liscio e lineare per caricare una bici, una moto, uno scooter, quello che sia in futuro. Quindi la chicca di cui vi parlavo nell'ultimo parte della seconda parte dell'impianto elettrico, scusate lo scioglilingua, era appunto queste due bestie da 5 kW l'una collegate in parallelo. Non utilizzeremo mai sicuramente tutta questa corrente tutta assieme, ma essendo sovradimensionati e avendo comunque qui un boiler da 3 kW che scalda l'acqua, piastra induzione da 5 kW e siamo a 8, più tutte le altre varie cose, per non rischiare di impiccare quelli da 3000, visto e colta l'occasione, abbiamo voluto installare i due da 5000. Qui abbiamo tutti i vari distributori, che sarebbero i bus bar che gestiscono tutto. Cosa abbiamo aggiunto di differente a casa su quattro ruote? Lo shunt, non abbiamo montato il classico, quello che si conosce di ottone, che avevamo da 1000 A del vecchio impianto, ma abbiamo messo il Lynx shunt da 1000 A che è qua integrato, che rimane più pulito anche esteticamente come impianto. Qui abbiamo il nostro servo, abbiamo due schermi, uno di qua e uno davanti. Con il doppio schermo cosa riusciamo a fare? Tramite uno switch in HD, praticamente se siamo nel nostro gavone che per XY motivo dobbiamo fare degli aggiornamenti, controllare, fare o quant'altro, switchiamo tramite un bottone su questo schermo e riusciamo a vedere tutto da qua e non dobbiamo essere uno dentro il camper, uno qua. È una chicca in più che basta essere collegati col VRM, con il nostro telefono facciamo la stessa cosa, ma visto e considerato che abbiamo voluto fare un po' una chicca diversa da sempre, da tutto, abbiamo messo due schermi. Sul nostro servo, piccola cosa in più che vi spoilerò qua, ma vi lascio poi sul un video a parte dedicato che riguarda il riscaldamento che ha questo camper, che è l'Alde. Chicca diversa che abbiamo fatto dal solito, tramite il servo siamo riusciti a fare una modifica sull'Alde e praticamente noi ora da remoto riusciamo a gestire il riscaldamento, che sarebbe quel sensore che avete visto bianco. Riusciamo a collegarci con il servo e da remoto possiamo vedere la temperatura e l'umidità che abbiamo dentro il camper e possiamo azionare o accendere o spegnere il nostro riscaldamento Alde
tramite remoto con Victron VRM, come sempre top number one Victron. Ultima cosa da farvi vedere sull'impianto, abbiamo realizzato, perché qui sotto in origine, come potete vedere, quella griglia metallica è tutto un termosifone che mantiene caldo il nostro gavone. A parte essere l'unico punto dove posizionare l'impianto, perché dalla parete che c'è dietro di me, essendoci tutti gli sportelli vari, metteva male e avremmo occupato parte del garage e non volevamo. Perché abbiamo messo di quell'impianto? Perché abbiamo fatto questa tavola che abbiamo soppalcato sopra il termosifone, con appoggiate le batterie e tutto il resto, creando una parete dedicata, tutto rivestito in alcantara, ma l'avete visto nella parte 1 e parte 2. Se ve la siete persa, andatela a vedere, perché vederlo anche in costruzione è una figata. Ma soprattutto, se dovesse capitare, non dovrebbe succedere a noi, ma visto il camper che abbiamo ora, probabilmente potrete vederci anche in posti magari gelidi, perché questo mezzo ce lo può permettere, installando le batterie lì sopra il termosifone con riscaldamento acceso, visto che le litio patiscono il freddo, per non mettere preriscaldamenti si autoriscaldano e quindi non andranno mai in blocco per il freddo, perché ci sarà sempre caldo nel nostro gavone. Quindi vi ho spiegato tutto l'impianto, il cuore pulsante del nostro camper, che è qui dietro il gavone. Vi faccio vedere ora dov'è invece la parte originale del cuore pulsante del nostro camper, dove abbiamo applicato delle modifiche, ovvero dove erano alloggiate le batterie originali, dove c'è la centralina. Ora andiamo a farvi vedere cosa abbiamo e come l'abbiamo fatto per far funzionare tutto. Siamo all'interno del nostro camper. Come possiamo notare, subito all'ingresso del camper abbiamo una botola di ispezione. Qui dentro erano alloggiate le due vecchie batterie AGM da 95 A l'una e un piccolo inverter. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo rimosso tutto. C'è ancora da togliere una linea, perché questo camper ha il generatore incorporato che noi elimineremo, quindi dovrò togliere un cavo, ma poco manca, per ora l'ho lasciato collegato. Quindi, tolto tutto, abbiamo fatto delle bus bar, dove partiamo con dei cavi che andiamo dietro, ma da qua praticamente cosa succede? Si smista tutta la 12 volt tramite la centralina Electroblock originale e varie utenze che avevano collegato, per poter far funzionare il tutto al meglio. Quindi questa è la seconda parte del cuore pulsante. Vi faccio vedere l'ultima chicca, ma prima di far vedere l'ultima chicca vi faccio salutare anche un ospite che c'è qua alle mie spalle, che si intravede. Buongiorno a tutti, è un po' adesso che non mi vedono nei video, a me. Quindi siamo soddisfatti di questo impianto? Cosa ne pensa il capo? Beh, qua dai, direi che ero già soddisfatta prima di casa su quattro ruote, perché comunque non abbiamo mai avuto problemi. Però sicuramente qui, se su casa su quattro ruote normale non ho mai avuto problemi, su casa su quattro ruote XXL non avrò problemi, direi. Quindi sarà il nuovo nome? Nuovo a casa, casa su quattro ruote XXL, si chiama così il camper. Ok. Quindi direi quindi che... Rimanete collegati, perché nei prossimi video ci sarà comunque un tour completo di questo, di questa nuovo. Mega casa, di questa casa XXL. E niente, ci vediamo ai prossimi video, non perdeteveli. E ora vi faccio vedere l'ultima parte di cosa abbiamo realizzato già, ma che non è completa al 100%, perché ci stiamo lavorando dietro. Venite con me. Ultima parte, non per meno importanza, ma perché abbiamo deciso di farvelo vedere all'ultimo. Dentro il vano motore abbiamo le due linee che abbiamo portato dal gavone a qua e la linea che da qua va al alternatore. Abbiamo fusibili di protezione in entrata e in uscita ovunque. L'ultima parte che manca è l'alternatore, che ci stiamo lavorando dietro, quindi per tutti i possessori di Iveco, se poi vorranno fare degli upgrade e delle chicche, scrivetemi in privato e ci pensa Angelo. Che già un cliente forse ce l'abbiamo, già uno che sta aspettando che... Due forse. Due. Già due Iveconi, però una è diversa. Una è identica al nostro come motorizzazione, quindi sarà la stessa cosa. Uno è un motore, e questo è il 3000, questo sarà 2.8, quindi... Lì bisognerà fare un'ulteriore modifica, ma si fa tutto, mai fermarsi. Quindi, fino adesso ha ripreso lui, ora abbiamo lasciato il... come si dice? La telecamera in mano. Sì, però vabbè, per dire un altro termine, non la telecamera. Cameron. Il cameraman finora era Christian, ora è cambiato il cameraman, non vedete Jessica, vedete Christian. Perché? Perché dobbiamo dire che anche con un piccolo aiuto del... Inizierà a correre che ti inseguo o... Un piccolo... Ringrazio Christian che mi ha passato gli attrezzi nel realizzare...
E cosa devo si dire? Si vede nei video quello che ho fatto io e quello che hai fatto te. Ma lì sono clip che ti ho registrato di nascosto, okay, per far vedere. Sì, ma sì, sì. Cioè, l'ho realizzato completamente da solo. Il Christian gli ho passato delle gli passava gli attrezzi. Certo. No? Sì, certo. Sì. Bisogna dare a Giovanni quello che dice. Ma iniziavamo a lavorare alle 9 del mattino e finivamo alle 9 di sera. È bello. Sì, io mettevo a posto tutti gli attrezzi, io facevo tutti i cablaggi. Ma chi è che deve imparare dal maestro? Io, ma io sono già superato al maestro. Parliamone. Quindi, anche già nei commenti l'hanno scritto. Parliamone. Dai. Beh, ma quando l'allievo supera il maestro è perché ha avuto un buon maestro. Sì, non ma io perché sono già superato. Sì, cosa. Sì. Deve ringraziare il maestro. Sì. Non deve approfittarsene del maestro. Quindi con questo volevamo chiudere il video dicendo che i due realizzatori dell'impianto di Casa su Quattro Ruote XXL, però bisogna dire che anche Jessica, che hanno rivestito tutte le cose, sì, con la mocchettina, che lì quella è una cosa che io avrei odiato fare, quindi ringraziamo anche Jessica e anche Danila e Giorgia, che anche loro avevano dato un piccolo aiuto un giorno che erano qui a fare dei pezzettini. Ringraziamo anche Luca, perché anche grazie a lui un po' di consigli a mettere la parete dietro, e quella parete è stata tosta. Rimanete collegati per nuovi video, speriamo vi sia piaciuto questo video, ci vediamo alla prossima. Un like, un commento e iscrivetevi. Se non l'avete e fatto. E mettete la campanella, perché sennò non vi arrivano le notifiche di quando usciranno nuovi video. Bravo. E se sei arrivato fino a questo punto del video, che frase devono dire? Devo mega scrivere. Impianto XXL. Nei commenti lo vogliamo. A 1000 commenti così, realizziamo un'altra cosa a bordo. Vai. Top.